Simone Di Ribocchi, grande show qui allo stand Domusbet TV con Lele Adani, Marco Materazzi, Nick Ventola, era un grande field, insomma, due difensori e due attaccanti. Sì, abbiamo fatto due contro due tutto il tempo, come facevamo ai tempi del campionato, no? È stato un bellissimo evento qui in fiera, è stato veramente bello poter partecipare insieme a Domusbet. È stata una giornata intensa, lunga, però bella, piacevole. Visto, vi hanno tartassato, i fan erano molto presenti. Questo fa sempre piacere, perché più vai avanti più cala, no? L'aspetto quello delle firme, della foto, quindi avere tutto questo calore fa sempre piacere. Siete leggende, poi tu tra l'altro continui nel ruolo di commentatore adesso a Mediaset, come ti trovi? Complimenti intanto, perché sei sempre uno dei più equilibrati, dei più competenti. Grazie, no, mi trovo bene, è un mestiere, chiamiamolo così, perché tanto è sempre una passione. Che mi piace, vedo che ho dei buoni feedback, e mi piace preparare le gare, essere preparato, vedere il particolare, l'aspetto tecnico, quindi sono contento di questo percorso. Chi vince lo scudetto? L'Inter, però dai, chi arriva in Champions? Dai. Ecco, lo scudetto sembra che sia andato, e anche la Champions è una bella battaglia per rimanere in tema, perché comunque il quarto posto sarà molto ambito, io credo che i primi tre siano già andati. E la lotta salvezza credo che sia fino all'ultima giornata il vero campionato di Serie A. Grazie a Simone Di Ribocchi. Prego, grazie a voi.